Oggi andremo a scoprire due palestre romane. Quest'oggi andiamo alla Scalartes, una delle poche palestre a Roma e in Italia dove si può scalare all'aperto. Oggi alla Scalartes andrò con il mio vecchio amico Carlo Barberis. Eccolo qui. Ciao a tutti. Si presterà come modello in quanto non c'è Marco e quindi io registro e lui scala. Bene, eccoci arrivati al Fulvio Bernardini. Fulvio Bernardini è polifunzionale della WISP. Nelle altre palestre in cui siamo stati sono palestre della Fasi. L'area Boulder nuova che hai costruito tu l'anno scorso, sì, tutto il progetto di Andrea Giurato. Siamo qui con Bart. Bart, che ci racconta un po' della palestra. Cosa troviamo in questa palestra? Allora, palestra Scalartes, una palestra che risiede sul suolo dell'impianto Fulvio Bernardini, che è un impianto comunale gestito dalla WISP. Palestra offre, come potete vedere, una torre, mega torre, credo che sia l'unica su Roma. Questa è una torre di 15 metri e con sviluppo lineare di via 16 metri, chiaramente considerando le angolazioni della parete. Ci sono precisamente 11 linee e ogni linea offre 3 itinerari di varia difficoltà. È passato un periodo in cui si è venuto a allenare la rocola, che sono venuti tracciatori fasi e appunto stavano tironi pazzeschi, folli. Ah, nella parete sud, sempre, che fa parte della torre e alle spalle, ci sono due linee di speed omologate fasi con prese direttamente concesse dalla fasi, se non sbaglio, perché è l'unico impianto che ospita le gare speed nel Lazio. Quindi sono due linee speed, una è montata con prese standard per gli adulti e una invece per integrata con le prese per i bambini, per le varie fasce. Poi c'è questa zona che è un altro funghetto, quindi la base diciamo è simile alla torre, però rimane bassa, coperta, e al suo interno ci sono tutte pareti scalabili. Questa qui che vediamo da questo lato è un traverso che adesso stiamo riallestendo, è un traverso molto educativo, e da poco, da un anno, abbiamo costruito un'area boulder molto più grande. Sempre nella zona boulder che abbiamo costruito, System Wall, sì, un po' duretto forse, che andrebbe un attimino rivisto. Pangullic, fornito in tutti i suoi possibili assortimenti. C'è un moonboard con un set prese 2017. Poi c'è settimanalmente ogni istruttore si propone di tracciare su una parete, sono divise in 6 pareti fondamentalmente, questo funghetto basso, e ogni istruttore si propone di fare ogni settimana un circuito, quindi si possono trovare molti circuiti di diversa fattura, perché chiaramente per stile campionatori diversi e diversa intensità. Poi anche qui nella zona interna ci sono blocchi tracciati monocolor, seguo appunto a coppio di partenza e seguo il colore. Lì sono indicati con i cartellini di difficoltà, che poi quelli variano a seconda della palestra, però tendenzialmente bianco, blu, verde, giallo, rosso, nero.
solo su questa parete lo usiamo, il sistema dei gessetti, perché appunto è quella proprio per i principianti e quindi è la cosa più intuitiva, che hanno meno resistenza e devono avere un approccio alla parete molto intuitivo, molto immediato. Di là invece interno cerchiamo di preservare più la parete, di usare meno gessi, di fare meno possibile sporco e usiamo i nastri numerati, sul nastro mettiamo un numeretto e l'indicazione della direzione dove troveremo la prossima presa. Ci sono tutti i travi all'interno di questo piccolo fungo, ci sono TRX, c'è una zona lì coperta per il riscaldamento, tappetini, c'è un'altra zona coperta che è il magazzino e una zona lì dietro alle spalle, dietro la torre, dotata di system wall, anche quella. Attualmente è in fase di riallestimento perché la stiamo ridestinando a qualcosa di più propedeutico per i bambini. Caratteristica unica comunque, fondamentalmente è una palestra completamente all'aperto. Completamente all'aperto, sì.